Oggi anniversario della strage di Capaci, prima udienza al processo bis a Caltanissetta. Depositate anche le confidenze di Rina, più esplosivo, così salta in aria meglio. Coincidenza, forse ricercata, perché ovviamente simbolica. Oggi, 23 maggio 2014, 22 anni dopo l'inferno di Capaci, è il primo giorno di udienza al processo cosiddetto Capaci bis, che è il secondo capitolo giudiziario sulla strage che ha ucciso Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Rocco Di Cillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro. Sono 9 gli imputati che rispondono presenti all'appello dei giudici a Caltanissetta. 7 esponenti del clan di Brancaccio si sarebbero impegnati nelle operazioni di recupero del tritolo in mare tramite il pescatore Cosimo D'Amato e poi nella lavorazione dell'esplosivo mortale. Poi Salvuccio Madonia, boss di Resuttana, avrebbe partecipato alle riunioni a cavallo tra 91 e 92 in cui Cosa Nostra tracciò la strategia stragista e l'uccisione di Falcone. Salvino Madonia, assassino di Libero Grassi, poi si sposò in carcere il 23 maggio del 1992, il giorno della strage di Capaci. E tra i mafiosi si sarebbe commentato così: è il regalo di nozze per Salvino. A processo ordinario sono Salvino Madonia, Cosimo Lonigro, Giorgio Pizzo, Vittorio Tutino e Lorenzo Tinnirello. Sono invece giudicati in abbreviato gli altri 4 imputati, il pentito Gaspare Spatuzza, Giuseppe Barranca, Cristoforo Cannella e Cosimo D'Amato. Alla sbarra sono gli esecutori materiali, anche perché secondo la procura nissena capitanata da Sergio Lari non vi sarebbero stati interventi esterni nella fase esecutiva della strage. Furono solo i mafiosi a piazzare 500 kg di esplosivo sotto l'autostrada. Infatti, al processo da oggi in corso a Caltanissetta sono state depositate anche le confidenze di Totò Riina ad Alberto Lorusso, registrate nel carcere di Opera a Milano. Le cimici hanno intercettato Riina che, passeggiando con il mafioso pugliese, ha ammesso: sono tante le fesserie dette sulla strage di Capaci. Hanno anche parlato di un aereo che ha bombardato la zona. Quante fesserie! Sono stato io che ho ordinato di prendere il T4, l'esplosivo, dal fondo del mare e sono stato sempre io a farne mettere 150 kg né più nel cunicolo sotto l'autostrada. Così saltava in aria meglio.